È dato il trapezio rettangolo ABCD, la cui base minore AB misura L, l'angolo ABC ha ampiezza pari a 2 terzi pi greco, la diagonale AC è uguale a radice di 3 per L. Sull'altezza BH considera il punto P, tale che l'angolo PCD sia pari a X, in funzione di X determina la funzione f di X uguale PD al quadrato meno PB al quadrato, tutto fratto L al quadrato, e verifica che f di X sia maggiore di 0 nei limiti imposti dal problema. Indipendentemente dal problema geometrico, risolvi la disequazione f di x maggiore o uguale di 3 quarti. Andiamo a disegnare il trapezio rettangolo. Il testo ci costringe a dare le lettere come vuole lui, perché ci parla di base minore AB e altezza BH. Pertanto, facendo un disegno sicuramente meglio del mio, fate un disegno, mi raccomando, in questo caso, ma come sempre in realtà, bello grande, chiaro, in modo tale da vedere tutto. Quindi questa è AB, eccola qua, ecco qui BH, che traccio così non tratteggiata per motivi di visivi, ed ecco ABCD. Tracciamo la diagonale C e individuiamo questo punto P sull'altezza BH, eccolo, tenendo presente che io lo faccio, diciamo, inferiormente in basso rispetto alla diagonale C, ma lo potete fare anche in alto. I dati: AB è sicuramente pari ad L, dato 2, ci danno l'ampiezza di questo angolo qui, ABC è 2 pi greco terzi, che vi ricordo in gradi vuol dire 120 gradi, angolo ottuso. Poi ci dicono che l'angolo PCD, dato numero 3, è proprio pari a X, quindi parliamo di questo angolo qua. Adesso ci parla di PCD. E conseguentemente andiamo a scrivere chi è la nostra funzione da determinare, PD al quadrato meno PB al quadrato fratto L al quadrato. Quindi vuol dire che le incognite in pratica sono PD e PB, che attenzione vanno elevate al quadrato, quindi probabilmente dovremmo utilizzare o entrambe nel calcolo di uno dei due il teorema del cosero, il teorema del Carnot, perché comunque ci chiedono PD e PB al quadrato. Quando è così di solito c'è da utilizzare il teorema del cosero, non è ovviamente una cosa certa, sicura, ma è probabile. Dunque io comincerei, allora, non è finito perché ovviamente devo scrivere anche il dato relativo alla diagonale AC importante, che ricordo è radice di 3 per L. Andrei a considerare il triangolo qualunque ABC, perché nel triangolo ABC, guardate, conosco la diagonale AC, conosco AB, conosco l'angolo di fronte alla diagonale AC, non conosco l'angolo di fronte ad AB, quindi posso determinare. Faccio notare che prima di determinare e di applicare il teorema dei seri, posso dunque dire che la somma degli angoli interi di un quadrilatero è 360 gradi, quindi posso dire che l'angolo DCB, ed è questo che determinerò, DCB, quindi il quarto angolo, vi ricordo che CDA è 90, DAB è 90, ABC è 120, ce lo dice il testo, quindi abbiamo che DCB è 360 ovviamente. Somma è 360, quindi 360 meno i 3, quindi 360 meno 120 meno 90 meno 90, vedete che viene un 60 gradi di risultato. Quindi abbiamo che pi greco terzi, rimaniamo ovviamente in radianti, e l'ampiezza dell'angolo DCB. Detto questo, possiamo determinare il seno. Applicando il teorema dei seni al triangolo ABC, possiamo dire che la AC sta al seno di ABC, che conosciamo, come AB, che conosciamo, sta al seno dell'angolo opposto da B, ovvero ACB. È proprio il seno di ACB la nostra incognita. Dunque AC è radice di 3L. Il seno di ABC è il seno di 2 pi greco terzi, vi ricordo vale radice di 3 su 2, uguale AB e L fratto il seno di ACB. Stiamo determinando in pratica l'ampiezza di ACB. Allora, in base al valore che ci verrà per il seno, radice di 3 e radice di 3 se ne vanno, L e L se ne vanno, viene che seno di, guardate un po', ACB è pari a un mezzo. Il seno vale un mezzo nel primo e nel secondo quadrante. Scartiamo il caso del secondo quadrante, perché ovviamente X ACB non può essere 5 pi greco sesti, non può essere 150 gradi, ma ACB è ovviamente pi greco sesti, no? Ma se ACB è pi greco sesti è 30 e quello è 120 e la somma degli angoli interni di ABC è 180,
180 meno 30 fa 150, 150 meno 120 fa 30, quindi anche non solo a CB, ma anche C, anche B a C ha ampiezza pari a pi greco sesti. E da qui discende che il triangolo ABC è un triangolo isoscele sulla base AC, in quanto gli angoli della base, ovvero ACB e BAC, sono uguali e sono, hanno ampiezza pari a pi greco sesti radianti. E questo vuol dire che se il triangolo isoscele sulla base AC, AB e BC sono uguali. Quindi non è solo AB che è pari a L, ma dato 7, anche BC, che poi non è solamente il lato del triangolo ABC, ma è anche il lato obliquo del trapezio rettangolo, anche BC ovviamente vale L. Ma se BC vale L, possiamo considerare il triangolo rettangolo BHC. Questo problema contiene tutto, eh? Triangolo rettangolo BHC, nel quale possiamo applicare il primo teorema sul triangolo rettangolo, dicendo che in un triangolo rettangolo, ovviamente triangolo rettangolo BHC, rettangolo in H di catete, quindi BH HC è ipotenusa BC, che conosciamo. In un triangolo rettangolo, per il primo teorema, BH, un cateto, è pari a BC, che moltiplica, attenzione, attenzione, il seno dell'angolo opposto a BH. L'angolo opposto a BH è, scriviamolo direttamente così non ci sbagliamo, BCH. Stesso discorso, sempre per il primo teorema sul triangolo rettangolo, a sua volta HC, l'altro cateto, è sempre pari all'ipotenusa BC, che moltiplica il coseno di BCH. Vi ricordo che BCH, che poi è BCD, che ho determinato, che poi è DCB, è sempre pi greco terzi, 60 gradi. Quindi abbiamo che BH, lo scrivo qui come dato numero 8, BH, attenzione, quanto vale l'altezza del trapezio rettangolo, ma che anche poi è il cateto del triangolo rettangolo BHC? Vale BCL seno di pi greco terzi, ovvero L che moltiplica radice di 3 su 2. Dato numero 9, quindi HC, ovviamente, se il seno di BGH e il seno di pi greco terzi è radice di su 2, il coseno di pi greco terzi vale un mezzo. Un mezzo L. Eccolo qua. Ma a questo punto, determinato HC, possiamo, visto che noi conosciamo DH, che è pari a B ed è L, possiamo determinare la lunghezza della base maggiore del trapezio rettangolo. Quindi possiamo dire che, dato numero 10, DC, base maggiore, chi è? Beh, è DH più HC, ma DH a B L, HC è L mezzi, L più L mezzi è 3 mezzi L. 3 mezzi L è la lunghezza della base maggiore del trapezio rettangolo ABCD DC. A questo punto, trovata DC, possiamo, allora, ci mancano in pratica le due incognite che sono PD e PB. Io comincerei con determinare PB, applicando il teorema dei seni al triangolo qualunque PBC, del quale faccio notare che conosciamo. Allora, l'angolo, lo scrivo qui, dato numero 11, l'angolo PBC, dice, lo conosciamo, certo che lo conosciamo, perché se tutto ABC è 120 gradi, 2 pi greco terzi, e ABH è 90 per costruzione del trapezio rettangolo, 120 meno 90 è un 30, quindi pi greco sesti è l'ampiezza di PBC. Conosciamo anche PCB però, dato numero 12, perché? PCB, questo angolo qui intendono. Dunque, PCB è tutto, lo scrivo qua, PCB è tutto l'angolo BCH, che è pi greco terzi, abbiamo visto prima, meno X. Giusto? PCB. E allora, visto che la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi, BPC, il terzo angolo del triangolo qualunque PBC, sarà 180 meno 60 più x meno 30. 180 meno 90 è 90. 90 più x, abbiamo trovato che qui, dato numero 13, BPC è pi greco mezzi più x. Applichiamo a questo punto il teorema di seni al triangolo qualunque PBC, del quale, visto che conosciamo tutti gli angoli interni, conosciamo anche, tra l'altro, BC, uno dei lati. Infatti, uno dei lati BC, che è L, conosciamo, sta al seno di BPC, l'angolo che sta di fronte, come per esempio PB, che poi è l'incognita che vogliamo determinare, sta al seno di chi? Beh, pi greco terzi meno x, ovvero BCL sta, il seno di BPC è il seno di PBC,
pi come z più x, che per la regola riguardante le arche che differiscono di un angolo retto, è pari a coseno di x. L fatto cos x è uguale alla nostra incognita pb, fratto, applicando la formula di sottrazione del seno, seno di alfa meno beta e seno alfa cos beta meno cos alfa sen beta, il seno di pi con terzi è radice di 3 su 2, coseno di x meno 1 mezzo sen x. Il che vuol dire che, incrociando, allora qui possiamo scrivere L fratto cos x è uguale alla nostra incognita pb diviso 1 mezzo, raccolta fattore comune, che moltiplica radice di 3 cos x meno sen x. Andando a incrociare questo per questo uguale a questo per questo, otteniamo che pb cos x è uguale a L per 1 mezzo, L mezzi, che moltiplica radice di 3 cos x meno sen x. Ma allora, dividendo entrambi i membri per cos x, supposto cos x diverso da 0, quindi x diverso da pi con mezzi, troviamo il primo dei due dati sensibili, importante, pb, che ovviamente ci servirà al quadrato, è l mezzi, che moltiplica il numeratore, la radice di 3 cos x, meno sen x, tutto fratto cos x, no? Avendo diviso entrambi i membri per cos x, supposto cos x diverso da 0, che vuol dire x diverso da pi con mezzi. Ora, trovato PB, mi troverei anche PC, riapplicando di nuovo il teorema dei seni, sempre al triangolo PBC, perché poi PC lo userò per applicare il teorema di Carnot al triangolo DPC per trovare appunto PD. Allora, posso dire che per il teorema dei seni, sempre applicato al triangolo PBC, un lato PC sta al seno dell'angolo PBC che conosco, come per esempio BC sta al seno di BPC, ovvero PC, la nostra incognita. Quindi stiamo determinando il dato 15 che è PC. PC fratto il seno di PBC è il seno di, lo cerchiamo, eccolo qua, pi e cosesti, quindi un mezzo. Come BC, sempre L, sta al seno di pi greco mezzo più x, che è BPC, ovvero cos x. Incrociando otteniamo che PC cos x è uguale a L mezzi e anche in questo caso dividendo entrambi i membri per cos x che è diverso da 0, abbiamo supposto x diverso da pi con mezzi, PC è L mezzi per 1 fratto cos x. Determiniamo adesso PD perché applichiamo il teorema del coseno di Carnot al triangolo DPC. Lo possiamo fare perché conosciamo DC che è la base maggiore, conosciamo PC che abbiamo adesso determinato e l'angolo che si è compreso che è X. Per il teorema di Carnot, PD al quadrato, quindi così ce lo serviamo già al quadrato, è pari a PC al quadrato più DC al quadrato meno due volte PC per DC coseno dell'angolo che si è compreso, che è PCD che ci dice il testo essere X. Uguale. PC al quadrato vuol dire mettere L al quadrato quarti per 1 fratto cos quadro x. DC al quadrato vuol dire mettere al quadrato 3 mezzi L, quindi è un 9 quarti L al quadrato. Attenzione, meno 2 per PC è L mezzi per 1 fratto cos x. Poi abbiamo un DC che è un 3 mezzi L per cos x. Allora cos x è diverso da 0 e qui si semplificano cos x e cos x. Se ne vanno qui 2 e 2, otteniamo in pratica che PD al quadrato, che poi metteremo nell'espressione di f di x, vale L quadro fratto 4 cos quadro x.
Quindi f di x vale pd al quadrato, quindi l al quadrato quarti, che moltiplica 3 cos quadro x più 1 fratto cos quadro x meno pb al quadrato, che vuol dire fare il quadrato di questo, quindi è un meno. Ah, vuol dire fare il quadro delle mezze più il quadro di questa frazione. Il quadro delle mezze è sempre l quadro quarti. Dunque, il quadro di coseno di x sotto diventa sempre cos quadro x. Dobbiamo fare il quadrato di radice di 3 cos x meno 6x. Il quadrato del primo è 3 cos quadro x. Il quadro del secondo è più sen quadro x meno 2 volte la radice di 3 sen x cos x è il doppio prodotto del primo per il secondo. Tutto, guarda caso, fratto l quadro. Allora, cosa facciamo? Raccogliamo fattore comune un l quadro quarti sopra. Otteniamo l quadro quarti che moltiplica. Allora otteniamo. Anzi, per meglio dire, raccogliamo fattore comune un l quadro fratto 4 cos quadro x, no? Eccolo qua. Oh, la linea di frazione è questa qua, eh? Qualcuno che fa, che corregge, bravo a trovare sempre il pelo dell'uovo. Allora, l quadro su quadro y, su quadro cos quadro x rimane un 3 cos quadro x più 1 meno 3 cos quadro x meno sen quadro x più 2 radice di 3 sen x cos x. Eccolo qua, chiusa tonda. Fratto, ovviamente questo è l quadro. Allora, l quadro e l quadro qui se ne vanno. 4 cos quadro x passa qui, 3 cos quadro x qui e meno 3 cos quadro x se ne vanno. 1 meno sen quadro x per la prima relazione fondamentale della geometria è cos quadro x. Quindi otteniamo che f di x vale 1 cos quadro x che è appunto 1 meno sen quadro più 2 volte, guardavo se tutto è a posto, radice di 3 sen x cos x tutto fratto 4 cos quadro x. Se adesso questa funzione la scriviamo come? Spezzando in due la frazione, come? Cos quadro x su 4 cos quadro x, quindi un quarto più 2 radice di 3 su 4 radice di 3 su 2 sen x cos x su cos quadro x e un sen x su cos x per la seconda relazione fondamentale è tangente x. E allora, proprio come è scritto nel testo, abbiamo ottenuto che il dato numero 17, quindi la prima domanda, siamo arrivati finalmente, f di x vale radice di 3 su 2 tangente x più un quarto, dove x, attenzione, visto il triangolo di PCX è compreso tra 0 e pi greco terzi, no? Ovviamente. Vi ricordo che tutto questo angolo qua, l'angolo BCH, ha ampiezza pari a pi greco terzi. A questo punto ci dicono di verificare che f di x è maggiore di 0 nei limiti imposti dal problema, quindi quando x è compreso tra 0 e pi terzi. Allora, andiamo a risolvere questa disequazione, quindi andiamo a porre questo maggiore di 0. Il che vuol dire, andiamo a porre f di x maggiore strettamente di 0, sì, che vuol dire appunto porre radice di 3 su 2 tangente di x più un quarto maggiore di 0, che vuol dire portiamo un quarto a destra, diventa meno un quarto, e andiamo a scrivere radice di 3 su 2, guardavo se è corretto il risultato, è maggiore di meno un quarto. Moltiplicando per 2 fratto radice di 3 da una parte all'altra, otteniamo comunque una disequazione goniometrica elementare in tangente. Tangente di x è maggiore di meno un quarto che moltiplica un 2 fratto radice di 3. Ovvero vuol dire tangente di x è maggiore di meno 1 su 2 radice di 3, perché 2 quarti è... Ora, questo è il nostro valore. Ora, ovviamente non conosciamo, questo valore è un valore negativo, quindi sta comunque nel secondo quadrante o nel quarto quadrante, arco tangente di questo, quindi vuol dire x maggiore di arco tangente di
meno 1 su 2 alla radice di 3. Ovviamente, quindi possiamo effettivamente dire che in 0 pi con terzi, visto che comunque quindi f di x è positivo, ovviamente da questo valore qui in avanti, e visto che questo valore qui sta indietro, possiamo dire che effettivamente f di x è positivo nell'intervallo 0 pi con terzi. Concludiamo andando a risolvere l'equazione f di x maggiore o uguale di 3 quarti. Quindi in pratica, attenzione, indipendentemente dai limiti imposti, indipendentemente dal fatto che x sia compreso fra 0 e pi con terzi, andiamo a porre questo maggiore o uguale di 3 quarti. Scritto così effettivamente è molto semplice, perché otteniamo che radice di 3 su 2, tangente di x, è maggiore o uguale di 3 quarti meno un quarto, ovvero di un mezzo, no? Perché sarebbe un 3 quarti meno un quarto, 2 quarti, quindi un mezzo. Moltiplicando per 2 otteniamo che tangente di x è maggiore o uguale di 1 fratto radice di 3. Ovvero, vi ricordo che se ci ricordiamo il grafico della tangentoide, tracciando la retta y uguale 1 su radice di 3, ci chiedono dove la tangente, questa è l'asse delle ordinate, questa è l'origine, questa è l'asse delle ascisse. Questa è la retta y uguale a radice su 3, tangentoide è maggiore di radice su 3. Vedete, da qui in avanti. Quindi possiamo dire che qui, in questo pezzettino qua, no? Quindi possiamo dire che tangente di x è maggiore o uguale di 1 fatto radice di 3, che poi vuol dire radice su 3, quando x è compreso fra pi sesti, vedete, è questo valore qui, pi sesti appunto è pi mezzi. Ovviamente con pi mezzi che deve essere escluso, in quanto la tangente di pi mezzi non esiste. Quindi possiamo dire che l'ultima domanda è f di x è maggiore o uguale di 3 quarti, non lo vedevo, se e solo se pi greco sesti più k pi greco minore o uguale di x minore di pi greco mezzi più k pi greco, che appunto è questo intervallo qua, cosa che abbiamo visto tantissime volte. Questo è l'ultimo problema, e anche l'ultimo della pagina del capitolo, che conclude questa lunga avventura che abbiamo portato avanti riguardante la prima volumetria e poi la trigonometria. Non è finita ancora, vi dico, la playlist, perché nei prossimi video ne faremo qualcuno. Non ne faremo tanti, ma qualcuno lo faremo, perché comunque anche questi sono esercizi che possono essere assegnati. Faremo qualche esercizio di tipo parametrico, qualche problema parametrico, sempre riguardante i triangoli qualunque, sempre riguardante comunque la trigonometria. Quindi non perdetevi i prossimi problemi, che saranno gli ultimi, sempre tratti da questo testo. Adesso vedremo se dipenderò anche da altri testi, ma non credo. E non perdetevi appunto i prossimi video. Per quanto riguarda i problemi normali di questo tipo, terminiamo qua con il numero 363 di pagina 897. Non perdetevi i prossimi problemi, quelli di tipo parametrico, quindi col K, col parametro, che andiamo a risolvere a partire dal prossimo video. Ciao a tutti, vi saluto.